Allora, Francesco Guerra, mi sembra che questa partita è stata gestita bene, però chiaramente si è dovuto aspettare il finale proprio per confermare la vittoria. Sì, è stata una partita difficile, lo sapevamo, il Ceccano veniva da una serie di partite positive, quindi erano già 6 giornate, se non mi sbaglio, e quindi era una partita difficile, ostica. E purtroppo è iniziata male per noi, siamo andati sotto di 2 gol, probabilmente noi non abbiamo messo la giusta attenzione all'inizio, siamo stati un po' troppo lunghi, abbiamo difeso non come al solito e siamo andati sotto. Fortunatamente siamo riusciti con grinta, con un po' anche di esperienza, un po' anche di cattiveria agonistica a riprendere la partita e quindi metterla sul binario giusto, e poi il secondo tempo fisicamente anche siamo un po' usciti fuori e siamo riusciti a portare in porto questa partita. Beh, il primo quarto d'ora mi sembravate un pochino imballati o in difficoltà sul loro pressing che stavano facendo all'inizio, poi chiaramente è venuta fuori insomma la squadra che si conosce insomma. Sì, effettivamente noi siamo, a dire la verità, abbiamo iniziato a pressarli anche noi alti, però loro uscivano bene palla al piede, nel senso che comunque riuscivano ad uscire dal pressing e quindi noi ci trovavamo troppo lunghi, per cui loro ripartivano bene e ci hanno punito per 2 volte in questo modo. Quindi poi per riprendere la partita, sappiamo benissimo, contro queste squadre così difficili da affrontare non è facile. Infatti poi il secondo tempo l'abbiamo impostata in maniera diversa, cioè siamo stati un po' più accorti a livello difensivo e quindi con la manovra, quindi girando palla, abbiamo trovato gli spazi per poter vincere. L'allenatore ospite è rimasto sorpreso dal vostro atteggiamento tattico, insomma, di attesa. Si aspettava una squadra più... che avesse comandato il gioco, insomma. Sì, nel senso, noi abbiamo deciso poi di cambiare un po' strategia, perché abbiamo visto che comunque se riuscivamo a stare accorti dietro e comunque a non prendere gol, poi con la qualità al secondo tempo sappiamo che comunque, soprattutto le ultime partite che abbiamo fatto, siamo riusciti a risolvere, e quindi su questa linea, su questa condotta di partite siamo riusciti anche questa volta a vincere. 6 gol, quaderna di Damiano Sorrentino, doppietta di Bruno De Santis, 3-4 gol mangiati da te, un paio anche da Bruno, ma anche loro hanno fatto lavorare Macone, che in 3-4 frangenti ha salvato la porta dal gol, no? Sì, anzi, Macone questa volta ha dato come al solito un grande apporto a livello difensivo, perché molte volte si è trovato in inferiorità numerica, fortunatamente è riuscito a chiudere più volte, e nello stesso tempo forse noi siamo stati meno cinici di altre volte, perché effettivamente sì, abbiamo fatto 6 gol, ma tante occasioni le abbiamo sprecate e dobbiamo stare attenti, perché in queste occasioni la palla bisogna metterla subito dentro. Allora, il prossimo turno è, mi sembra di aver capito, all'Atri. Fuori casa dall'Atri, quindi sì. Partita difficile anche questa. Partita difficile, una squadra che a noi in casa ha fatto una buonissima impressione, hanno dei ragazzi che individualmente, nel senso tecnicamente, sono molto validi, è una squadra molto veloce, quindi anche a livello sia atletico che tecnico a noi ha fatto una buona impressione. Adesso andiamo in casa loro, però noi cerchiamo di proseguire questa striscia positiva, perché comunque abbiamo lavorato bene in questo periodo qui, stiamo fisicamente bene, siamo rientrati quasi tutti quanti, quindi speriamo e cerchiamo di andare a vincere anche questa partita lì. Solo la mancanza di Valente, degli urli di Valente non si è sentito, la squadra comunque ha avuto un condottiero in panchina che comunque ha gestito bene la cosa, no? Sì, purtroppo all'ultimo momento il mister è venuto meno e quindi ci dispiace, anche perché comunque il mister a livello di personalità si fa sentire molto e quindi ci dà un grande apporto, ma è stato comunque sostituito alla grande da Fabio, che comunque ha esperienza da vendere in questo senso e comunque conosce, diciamo, ci conosce tutti, sa come impostare il gioco, e infatti oggi si è vista comunque anche la sua mano in certe occasioni. D'accordo, appuntamento alla prossima. Giustamente adesso siamo lì in zona playoff, possiamo sognare ancora. Ce la giochiamo di partita in partita, ogni partita per noi è uno scontro fondamentale, per cui andiamo anche ad Alatri con quell'intenzione di vincere. Bocca al lupo. Prego.